Ma buongiorno cuore, buongiorno. No, come ti dicevo prima, stamattina mi sono fatto una doccetta e ho perso un sacco di tempo praticamente, non volevo uscire sotto la doccia. Vabbè, non è che è come se ti dimenticassi le cose, cuore. Allora io, che faccio i sogni e non me li ricordo mai, ci sono situazioni, momenti in cui uno non ricorda nulla di quello che ha sognato. Non è una cosa allarmante, assolutamente. Senti, e ieri la frufru ieri sera? No, vabbè, dissi io, senti, facciamo una cosa. Così risolviamo questo problema. Adesso andiamo per i reparti, quelli celesti, e io mi metto a gridare meccanico, così alla fine a qualche reparto sentirai la voce, insomma. La frufru, non hai capito niente. Oh, ciao cuore, buongiorno. E la frufru, non hai capito niente, queste figuracce di merda, mo ci devono cacciare, mo così. Ho detto, vabbè, ho capito, dai, non facciamo più nulla. Se ne andò in panico, se ne andò. Vabbè. E no, facciamo così, dai, mo, non appena possibile, magari quando ti portano che ti devono fare delle radiografie, delle cose. È l'unico metodo. Eh sì, cuore, io vengo, facciamo finta di niente, capito? Così poi ti seguo, capito? Almeno so dove ti hanno messo. Niente, speriamo solo che mi chiamano per quel discorso del midollo. Per vedere la compatibilità, insomma. Speriamo, cuore, speriamo. Non vorrei che poi fanno di testa loro, ma non di testa loro, sappiamo di testa di chi. Niente, mo sto risolvendo sto problema, perché ti dissi che la maestra ha voluto che accompagnassi i bambini a Federicos, che è la manifestazione che fanno, è una grossa manifestazione. Il problema è il vestito, cioè il vestito del crociato. Io ieri poi mi sono informato, robe varie, non sembra essere così facile trovarlo. Perché poi inizio a dire, vabbè, al massimo vai, prendi delle stoffe, fallo cucire, ma chi è che si mette a fare tutta sta operazione in poco tempo, insomma? A parte una cifrona da spendere, perché tra costi di sarta e quant'altro non ne usciamo più, insomma. E poi anche il tempo materiale per poterlo fare, perché la maestra mi disse che era possibile fittarlo. Ho chiesto a uno, ho detto, perché ricordavo che un ragazzo ce l'aveva, se per caso non partecipa, se me lo vuole prestare. Mo vediamo. Senti, niente, il resto è tutto a posto, insomma, tutto tranquillo, nottata tranquilla. Ok, ma vado al lavoro, vediamo un po' cosa si dice. L'aria decisamente più calda. Oggi pomeriggio devo andare a Bari alla visita a Giuseppe. Quindi oggi pomeriggio, non appena finisco di mangiare, subito si parte. Vabbè, cuore, me, dai, che oggi è un giorno in meno. Facciamoci quest'altra. Spariamoci quest'altro ciclo. Dai.
perché oggi è già mercoledì. Abbiamo quasi finito, cuore. Giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ok? Tolto questo, ovviamente. Ci sentiamo dopo, ok? Un bacio, un cuore e un abbraccio forte forte. Forza, cuore mio, forza, eh?